Allora, c'è un tipo di problema che crea dei problemi agli studenti. Questo tipo di problema è il problema nel quale vi sono anche delle frazioni, e questo è il caso. Abbiamo un rettangolo che ha la base che è i 4 quinti dell'altezza, quindi è un po' più piccola, 4 quinti e meno di 5 quinti, e il perimetro misura 72 centimetri. Dobbiamo calcolare l'area del rettangolo. Bene, allora io posso immaginare di costruire, di disegnare il mio rettangolo, qui l'ho già fatto, in maniera tale che questo abbia quattro parti, 1, 2, 3 e 4, e questo ne abbia 5. 1, 2, 3, 4, 5. In questa maniera posso dire che effettivamente la base è i 4 quinti dell'altezza. Come possiamo risolvere questo problema? Beh, è un problema nel quale abbiamo una frazione, quindi mettiamo nelle ipotesi questa cosa, mettiamo che la base è i 4 quinti dell'altezza e mettiamo che il perimetro è 72 centimetri. Cosa ci viene richiesto con la tesi? Ci viene richiesto di calcolare l'area del rettangolo. Bene, proviamo adesso a risolvere questo problema. Noi conosciamo la somma della base più l'altezza, in quanto è la metà del perimetro, quindi possiamo scrivere nella soluzione, possiamo scrivere base più altezza uguale perimetro diviso 2, cioè 72 diviso 2, cioè 36 centimetri. A questo punto conosciamo la somma della base più l'altezza, 36 centimetri, e sappiamo che la somma della base dell'altezza è data da quanti pezzettini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono 9 pezzettini uguali. Come faccio a capire che sono 9 senza doverli disegnare e contare? Beh, basta sapere che se la base è i 4 quinti e l'altezza è i 5 quinti, 5 quinti perché è la parte intera. Quindi se questo era 3 quarti, l'altezza sarebbe stata 4 quarti. Se questo era 5 noni, l'altezza sarebbe stata 9 noni. Quindi qui basta mettere il numero sopra e sotto uguali. A questo punto allora ho i 4 quinti della mia base più i 5 quinti dell'altezza, in totale 5 sotto come minimo comune multiplo, 4 più 5, 9. In totale la somma vale 9 quinti. Adesso io voglio trovare un pezzettino, questo pezzettino qua soltanto. So che 9 pezzettini valgono 36 centimetri. Questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pezzettini valgono, abbiamo visto, 36 centimetri. E quindi uno solo di quelli quanto varrà? Farò 36 diviso 9. Facendo 36 diviso 9 io trovo il valore di un pezzettino, ma non so come scriverlo, non posso scrivere questo è un pezzettino. Allora andiamo a trovare la base e dirò che la base è uguale a 36 diviso 9, non servirebbe nemmeno la parentesi perché è una divisione, e ho trovato un pezzettino. E da quanti pezzettini è fatta questa base? Da 1, 2, 3, 4. L'ho scritto qua, 4 quinti, quindi è fatta da 4 pezzettini. E allora moltiplicherò questo risultato per 4. 36 diviso 9, 4, per 4, 16. La base è 16 centimetri. L'altezza sarà data da questo numero 36, cioè dalla somma di questi due, diviso i 9 pezzi, ancora una volta, in maniera da trovare il valore di un pezzettino solo, ma questa volta moltiplicato per 5, perché l'altezza è fatta da 5 pezzettini. Nella mia ipotesi non era scritto che l'altezza è fatta da 5 pezzettini, era scritto che la base è 4 quinti dell'altezza, e quindi so che l'altezza è la parte intera, cioè 5 pezzettini. Scusate questo fischio di sfondo, è la mia calù che fischia, il mio pappagallino. 36 diviso 9, questa volta per 5. Quindi 4 per 5, 20 centimetri. Vediamo allora se è vero che 16 più 20 fa 36? Certo che sì. Andiamo a verificare se è vero che 16 rispetto a 20 è i 4 quinti. Proviamo a scriverlo qua. 16 ventesimi diviso 2, 8, diviso 2, 10, diviso 2, 4, diviso 2, 5. Effettivamente 16 ventesimi corrisponde a 4 quinti, quindi sono certo, senza aver bisogno di andare a guardare e sbirciare dei compagni, che questo è il risultato giusto. Ultimo passaggio, l'area uguale base per altezza, e quindi 16 per 20, 16 per 2, 32, aggiungo uno 0. 320 questa volta centimetri quadrati. Quindi provate a riguardarlo con calma. Ricordatevi, se la base fosse stata i 3 settimi, 3
dell'altezza, la somma di base più altezza corrispondeva a 3 settimi più 7 settimi. E quindi avrei avuto in totale 10 settimi.